La fabbrica non è un luogo, è uno stato alterato della mente. Un operaio che lavora su tre turni come un attore di teatro. Entrambi devono applicare il metodo Stanislavski per portare a casa la pagnotta. L'attore si siede in camerino, si appresta al trucco, entrando nel personaggio a colpi di cerone. L'operaio non è un operaio completo se non si prepara al baracchino con attenzione maniacale. L'attore si raccoglie nel lato friabile della sua psiche per evocare il ruolo da interpretare. L'operaio consuma la sua colazione, il suo pranzo, cena, coordinando ad ogni forchettata la sua volontà sempre più inerte con il ritmo della fabbrica. Entrambi arrivano all'appuntamento ben preparati, l'attore sul palcoscenico, l'operaio davanti al cancello del tronfio catafalco produttivo. Eccomi qui, novello operaio precario inviato dall'agenzia di fronte all'ingresso della fabbrica. Una fabbrica sull'orlo del fallimento, una delle ultime ancora in vita della zona Pescarito di Settimo Torinese. La sirena dei fine turno fischiò, stridula. Dal portone principale presero a uscire gli operai del primo turno. Uno aveva un tono grigio macchiato di grasso. Si sbracciava, bestemmiava. Ma Carmè, che cazzo succede? Ma lascia stare Pasquale, le solite cose. La macchina numero 3 si è fermata 5 volte oggi. Ma mica solo 5, Ancora un po' ci lascia un braccio e quello stronzo non la vuole sostituire. Sta cazzo di fabbrica non la portiamo noi a morire. È lei che fa schiattare noi altri. Quando ripenso a queste conversazioni, a quello che vidi nei giorni seguenti nella fabbrica destinata a chiudere, mi scuote un brivido di rabbia. La stessa incoscienza che spingeva il padrone di quella fabbrica a sbattersene dell'estremo pericolo in cui versava l'intera officina di lì a un paio d'anni avrebbe ammazzato 7 operai in quella maledetta acciaieria di essi. E allora mi domando, ma per tutte le volte in cui ho visto un operaio sfuggire ai denti di un arnese creato per tranciare lastre di plastica, quanti altri operai hanno perso dita, braccia, gambe, polmoni, occhi, denti, nasi, teste? Quanti ne sono morti dentro e fuori? Fuori quegli asfissiati dall'esalazione di gas benefico, quelli caduti dall'impalcatura, quelli bruciati vivi dalle onde infuocate d'olio. Dentro, quelli che non sono riusciti a stare in tempo dalle cisterne avvelenate, i loro compagni di turno. Quelli a cui sono mancate le mani per afferrare il muratore che scivolava. Quelli che si sono bruciati l'anima nel tentativo di spegnere le fiamme sopra i corpi dei loro amici e colleghi. Superato il cortile entrambi, mi avvicino al signor Donatio, il capoturno, con la puzza sotto il naso. Io qui ho il mio baracchino, metto dentro anche il pranzo, non so, avete una saletta dove... Eh sì, smangia ne. Come non si mangia? Eh no, smangia ne, se vuoi puoi spaccarti un panino attaccato alla macchina, ma qui non ci fermiamo fino a fine turno. Dai, bugia, che dobbiamo attaccare. Il capoturno mi portò alla macchina numero 3. Era una trancia. Sotto la lama una lingua di plastica scorreva su un tapirulan che mi arrivava al bacino. Dall'altro lato del nastro, proprio davanti a me, c'era un ragazzo con gli occhiali che continuava a guardarmi digrignando i denti. Guarda come faccio io e datti una mossa, che se rimane indietro il tuo lo devo fare io. La trancia faceva fettine il nastro di plastica. Noi dovevamo prendere le fettine e infilarle ordinatamente nelle scatole preparate alle nostre spalle. E nonostante fossi a un metro da lui, Massimino, questo era il suo nome, non mi rivolgeva la parola. Parlava fitto con quello che stava alle mie spalle, Carmine senza denti, che nonostante l'incalzare della tagliatrice numero 2 trovava il tempo di mangiarsi un panino. Sì. Riusciva a portarsi avanti nel lavoro a sufficienza per avere circa 40 secondi di pausa in traciclo e poter addentare, masticare, trangugiare, riaddentare col panino tra i denti e riprendere il lavoro anticipando nuovamente la cadenza. Come ti chiami? Sante Borgia. Il contratto? E guarda, 3 settimane. Da quel momento il dialogo prese una piega che mi fece rimpiangere il silenzio delle prime ore. Io non ce l'ho con quelli come te, Ma mi state veramente sul cazzo, però. Scusa, chi esattamente che ti sta sul cazzo? Ma quelli come te, no? Cioè, senza offese, Ma mi state proprio sul cazzo. Premendo sulla parola cazzo. Tu sei laureato, no?
Sì, sono laureato. Ecco, voi venite qui e del lavoro non ve ne frega un cazzo. Sempre premendo sulla cazzo, ma soprattutto sulla C di cazzo. Ma come non ce ne frega un cazzo? Ma figurati se uno laureato come te gliene frega un cazzo di stare in fabbrica. Voi ci rubate il lavoro. Adesso Massimino mi guardava, serio. Sapevo di non poter opporre nessun pensiero ragionevole a quel delirio. Potevo soltanto assecondarlo per guadagnarmi la sua amicizia. Massimino Pampa. Lo chiamavano così perché quando era in buona lavorava ballando la techno. Mi spronava a inscatolare migliaia di milioni di bustine di plastica appena masticate dalle bocche taglienti delle macchine. Io mi affrettavo per non sentirmi apostrofare con «Voi ci rubate il lavoro, cazzo!» E ogni tanto mi gridava «Senti, senti come addenta la puttana!» E si rallegrava e la cesoia saltellava sempre più veloce, sferragliando e smascellando come una dannata. Ora conto fino a tre. 1, 2, 3 e la macchina si inceppava. E adesso conto fino a 7. 1, 2, 3 e Carmine, senza denti, chino sul nastro scorrevole dell'altra tagliatrice, scagliava in aria il panino che smozzicava per cena, si lanciava a rotta di collo tra le zanne della nostra macchina da taglio, dava uno strattone al nastro di plastica incastrato sotto il rullo e sgusciava via come un'anguilla proprio al 7. Che decretava la tentata della ghigliottina, mentre lui, Carmine, senza denti, riprendeva al volo il panino sbozzicato, annaspante, ma salvo anche questa volta. A turno toccava a tutti. Quando si inceppava un'affettatrice automatica, fosse stato anche dall'altra parte della fabbrica, se toccava a te, 1, 2, dovevi precipitarti a capofitto sotto la lama, 3, 4, afferrare il nastro di plastica, 5, strattonarlo, 6, e via, filare, 7, stank! E se ce la facevi? Portavi a casa la pelle, ma arrancavi per recuperare sul tuo centro di lavoro i 7 secondi persi per strada. Pronto? Buongiorno, buongiorno signor Presidente. Sì, buongiorno, mi pronto, sente? Rispondo a Montecitorio, chi è? Ah, bene, buongiorno. Mi sì, chiamo buongiorno. Luciano Faia. Faia? No, Faia, Luciano Faia. Faia. Ah, Faia, ok. Ma, Faia. Lei è Faia? Sì, ah, sì. Bravo. Ma non era femmina? Non ho capito, Faia? No, Luciano Faia. La chiamo Luciano, come nome, festa. Faia. Luciano, sì. Aspetti, segno tutto, se non mi sbaglio c'ho un sacco di nomi delle mie bimbe qua. Luciano fa, non è una bimba lei? No. Non è una bimba, ho capito. Ma è egiziano? No, guardi, no, cittadinanza italiana, ma le posso mandare i documenti se le servono? Faia, le scannerizzo. Non si preoccupi, quello è Matteo che la vuole rispedire a casa, io non la rispedisco da nessuna parte, anzi no, è la rimanere a casa e non certo, si deve certo. muovere per avere un pari senso di responsabilità con gli altri, non mi faccia fare brutte figure, mi dica Faia. No, certo, sì, io sono a casa comunque, Presidente. Bene, vedo, mi dica. Ecco, io la stavo chiamando per il Torino Fringe Festival per avere un saluto, volevamo, insomma, visto che oggi è il 1° maggio, Primo maggio, certo, cioè, sì, è vero. Rocco, scusi, c'è il casalino di là. Rocco, è il 1° maggio. Devi togliere il foglio dal calendario, quello là. Maggio, non aprire. Dica pure. Sì, ecco, appunto, quindi sta appunto la festa del lavoro, no? Il primo festa maggio. Festa del lavoro, certo, il 1° maggio, ecco. Festa del lavoro. Dei lavoratori? Dei lavoratori. Me l'ho segnato, infatti. E infatti abbiamo l'esigenza di preservare i settori particolarmente sottoposti ai vincoli restrittivi proprio per i lavoratori. Ecco, appunto. Noi riapriamo, Faia. Nessuno si deve sentire abbandonato. Lei si sente abbandonato? No, guardi, adesso che parlo con lei, no. Lei si sente più tranquillo con me adesso. Ma lei è un'espressione del mondo scientifico? Ha una certificazione qualificata frutto di una qualche riflessione? No, appunto, a questo proposito, appunto, la chiamavo per il Torino Fringe Festival e volevamo avere un suo parere. Ma sì. Mi sente?
Certo, vado avanti, sto piano appunti. Ecco, sì, appunto, noi volevamo un suo saluto, visto che è la festa del lavoro, noi partecipiamo a questa iniziativa web, con, insomma, qui a Torino, e siamo, la sto chiamando... Scusi, è un passaggio importante questo, perché lei è un bar o un ristorante? No, è un'altra cosa. Niente, no. Ma per caso sono settori di manifattura, costruzione, di commercio all'ingrosso? Perché noi abbiamo un piano ben articolato per la riapertura. Era ancora un settore di commercio al dettaglio, forse? No, guarda. No, nemmeno. Vabbè, ok. No, perché noi abbiamo in animo di avere un piano ben articolato per... Ho capito, lei, musei, mostre e biblioteche, vero? Ecco, quasi, più o meno, nel senso... Mi sono avvicinato? Sì, esatto. Destro sul rosso? Esatto, Presidente. Sì. Era... Allora, no, mi spieghi bene, perché il protocollo devo arricchirlo... Proprio a questo proposito, esatto, io la chiamavo perché noi come festival siamo un festival che fa parte di un settore che in questo momento forse non è proprio tra i più considerati. Che settore è, scusi? È parrucchiero, centro estetico? No, dica. Non può essere altro, scusi, lo so che cos'è, lo so, perché meglio uno, ma lo so dimenticare. Certo, festival, caspita, scusi, siamo qua apposta, faccio pettino le bambe. Stabilimenti balneari. No, siamo a Torino. Siamo a Torino, Presidente, abbiamo il Po, abbiamo i murati, non c'è il porto. Ah, il Po c'è. Ah, ho capito. Guardi, allora mi dica, che settore è? Forza che ho ancora... Io la stavo chiamando per avere delucidazione, avere un suo saluto, un messaggio per il mondo del teatro. Teatro? Sì. No, Presidente, è teatro. Torino Fringe Festival, ci occupiamo di teatro. Con due T? Con una T? Sì, no, ci sono due T, una all'inizio e una verso la fine. Perché teatro, due T, e cos'è? Ecco, appunto, quindi mi sembra di capire per questo che il settore è stato un pochino dimenticato, cioè non dimenticato, non voglio... Ma noi non dimentichiamo nessuno. No, esatto. Non abbiamo in animo di non sapere che siamo consapevoli che il nostro esaurimento è il nostro compito e non dobbiamo esaurire nessuno. Questo tetro? Me lo spieghi in 30 secondi? No, ecco, era appunto sapere un po', volevamo avere una rassicurazione da parte sua che il mondo del teatro, dello spettacolo dal vivo, rientra comunque tra gli interessi principali. Dove si entra, c'è tutto il buio, chiuso, ci sono i posti che ci si siede e poi c'è una specie di posto rialzato dove di fronte c'è una persona che poi a un certo punto si spengono le luci, parte un fascio di luce da in fondo e su un monitor viene proiettate delle immagini, quella roba lì? Quello è più il cinema. Il cinema, scusa. Mi sono sbagliato. Va bene, allora senta, no, io purtroppo l'arabo non lo conosco, lei il nome lo posso dire. Allora, noi garantiamo che l'esigenza è quella di preservare anche il vostro settore. Ma lei non voleva che io le facessi un saluto? Sì, perché appunto siamo comunque anche lavoratori. Allora, tanti saluti. Arrivederci. Mi saluti, le bimbe del Fringe. No, ma che bimbe? No, ma... Rocco! Arrivo subito, scusi, devo andare a mangiare. Vuoi sapere come sono diventato matto? Sono gli altri che decidono quando devi diventare matto, però. E per dirti la verità, io ci sono arrivato prima. Io li ho fregati, io ci avevo già qualche sospetto. Che il sospetto è come una volpe pelosa, agra, puttana, vigliacca, reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza. A tavola, quando si mangia, no? Le posate devono stare belle dritte, in fila, sai, come soldati. E io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica. Ma a te ti piacerebbe sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica? A che servono tutti questi che ne vanno a milioni? Pensa che un giorno incontrai l'ingegnere, lo presi per il collo e gli disse: ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi segni? Guarda che io t'ammazzo! Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero. Ma questa Lulu non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, che cosa serve, sì o no? Ho ragione. Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai,
contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. I matti ricchi non li tengono qui, no, no, quelli stanno rinchiusi nelle cliniche private per forza, si capisce, guai, se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti, gli verrebbe da piangere. Lulù è il denaro, comincia tutto di là, noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi dello stesso giro, l'argent, i soldi, noi diventiamo matti perché ne abbiamo pochi, e loro diventano matti perché ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme e di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera, 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 sciopera. Abbo, ora ti saluto. Salve a tutti, sono davvero molto contenta di dare il mio contributo a questa giornata perché è sempre stata molto importante per me la festa dei lavoratori e si chiama ancora così, dei lavoratori? No, perché magari la parola lavoratori è divisiva nei confronti di chi sta cercando di reintrodurre la schiavitù. Ho detto lavoratori ma non volevo assolutamente offendere nessuno. Io non voglio imporre la mia opinione, penso che tutti abbiano diritto ad averne una loro, anche gli schiavisti. E con questo non voglio assolutamente dire che lo schiavismo non sia un'opinione, e quindi non lo dirò. Io sono sempre stata molto in ritardo su questo genere di aggiornamenti. Per esempio, ho scoperto solo quest'anno che il 25 aprile non si chiama più Festa della Liberazione, ma Festa della Libertà. Io le vengo a sapere sempre dopo queste cose. Ma mi va bene, io non voglio imporre la mia opinione. Per me è la festa della Repubblica. Possiamo chiamarla festa di una forma di governo. Scegli tu quella che ti piace di più. Perché anche i dittatori hanno diritto ad avere la loro opinione. E con questo non voglio dire che la dittatura non sia un'opinione. E quindi non lo dirò. Detto questo, quando ero ragazzina, io tutto questo genere di aggiornamenti moderni non li sapevo e quindi mi godevo questo periodo di giornate di lotta così una dietro l'altra e le mischiavo tutte. Che dal mio stereo uscivano canzoni di lotta partigiane, Guccini, De André, Lolli, così, senza soluzioni di continuità, perché a 15 anni ogni lotta è la tua lotta, a 15 anni mischi tutto e non importa se la canzone del maggio parla di un altro maggio, sempre maggio è, sempre un mese è e se voi vi sentite assolti siete comunque per sempre coinvolti. Poi mi hanno insegnato a dividere e distinguere e ho imparato che è fondamentale non avere idee divisive. Sarebbe molto più comodo non avere affatto idee, ma a quello ci arriveremo col tempo. Perché gli uomini, gli esseri umani, si devono voler bene, ma allo stesso tempo io devo dividere me stessa dagli altri. Cioè, devo trovare la mia categoria, capite? È importante perché ci vuole ordine, se no c'è confusione. In questo modo tutto mi tocca perché io sono umana, sono buona e sono empatica, ma niente mi riguarda. È importante, se no c'è confusione. E così io ho cercato la mia strada e l'ho trovata, il teatro. Ed è una passione che è diventata anche un lavoro ed è una cosa bellissima. Quando tu fai una cosa che ti piace per lavoro, no? E no, no, non va bene, è immorale, non ti puoi divertire mentre lavori, è proprio una regola di natura, credo che ci sia scritto anche nella Genesi, tu donna partorirai con dolore e tu uomo lavorerai con disgusto e anche tu donna lavorerai con disgusto ma tu verrai pagata di meno. È importante, ci sono dei paletti, non si può sempre trasgredire, E non parlo solo di me, parlo anche dei musicisti, dei ballerini, dei pittori, dei performer, di tutti i tecnici di palco, degli sportivi. Ti deve fare schifo lavorare, non ti puoi divertire. Cioè, voglio dire,
A me piace il mio lavoro? Vuol dire che lo farei anche gratis. E allora perché mi dovete pagare per una cosa che farei anche gratis? Eh? Perché? Perché? Forse perché un attore vivo è più espressivo di uno morto sul palco? Sì, forse, ma non è una buona ragione per trasgredire una regola che è una regola morale. Che poi succede questa cosa che non va bene, ogni tanto ci pagano. Non va bene perché noi abbiamo la testa dura, ci illudiamo che possa essere un lavoro vero questo. E allora non pagateci affatto, perché io una volta ho pensato, seriamente, ok, è evidente che è un lavoro vero il mio, e che c'è un qui pro quo col resto del mondo, forse pensano... Credono che noi siamo degli esseri alieni, forse credono veramente che a noi basti mangiare una volta al mese per sopravvivere. O forse pensano che siamo dei vampiri, che ci basta aprire il sarcofago, la cassa da morto e noi paf, saltiamo sul palco e sappiamo già la parte e poi ci rimettono lì dentro fino a quando non serviamo di nuovo. Non è così. Non ci illudete. Tutto questo mi confonde molto. E siccome sono sicura di non essere l'unica in questa situazione, io oggi con voi voglio trovare delle risposte dentro l'unico libro che può darmele. La Costituzione italiana. Ok, l'articolo 1 lo conosciamo tutti e dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non fondata sul lavoro che ti deve fare schifo. Fin qua tutto bene. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. E anche nelle righe successive... non compare la specifica che il lavoro ti debba disgustare. Quindi forse c'è speranza, forse c'è speranza, forse è un lavoro anche il mio! Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La cultura, il teatro, la musica concorrono al progresso spirituale della società. Quindi il mio è un lavoro. Quindi ho dei diritti anche io. Ok, andiamo avanti. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il lavoratore ha diritto a riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. E questo cambia tutto. Quello che faccio non ha i requisiti minimi per essere un lavoro. La mia retribuzione non è proporzionata alla quantità e alla qualità del mio lavoro e in ogni caso non è sufficiente ad assicurare a me e tantomeno alla mia famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Oddio, poi magari sono io che ho delle aspettative troppo alte rispetto alle parole libera e dignitosa. Ho violato un diritto costituzionale. Non mi sono mai pagata le ferie. C'è il carcere per questo? La Costituzione non può sbagliarsi. Mi sbaglio io. E allora il mio non è un lavoro. E che cos'è? Un hobby? Il mio è un hobby. Però vedendola così c'è un sacco di gente che ha hobby strani. Raccogliere pomodori, telefonare a casa degli altri facendosi insultare per cercare di vendere cose improponibili, consegnare cibo a sconosciuti in bici per la strada rischiando la vita, fare le pulizie, questo le donne, perché si sa le donne amano fare le pulizie quando hanno delle case solo da 30-40 metri quadri, si annoiano e desiderano proprio pulire le case degli altri da 570 metri quadri. È strano. Io non è che voglia imporre la mia idea, ognuno ha gli hobby che gli piacciono di più, però forse anche a queste persone piacerebbe essere pagate per i loro hobby. Che poi, lo so, è sempre tutto molto più complicato di così, perché poi bisogna vedere le cose in un quadro più ampio, è anche una questione di diritti, no? Diritti dei lavoratori che si scontrano inevitabilmente con quelli dei consumatori. E si sa, i diritti dei consumatori in questo momento sono molto più importanti perché mandano avanti il paese. Che poi lavoratori e consumatori sono le stesse persone, solo che quando i lavoratori sono consumatori, quelli sono incazzati e si vendicano di tutti i soprusi che hanno subito quando erano lavoratori. Ed è giusto, è normale.
E così succede, per esempio, che durante una pandemia dei magazzinieri di una nota azienda dicano aiuto perché qua non stanno rispettando i nostri diritti, non ordinate più niente, ed è lì che è il mio momento di consumatore e che rivendico il mio diritto a consumare, e allora ordino giustamente delle guane di plastica, delle cornicette colorate e delle anfore di terracotta per raccogliere l'acqua piovana al modo dei sumeri. È giusto. Che poi a volte io mi sento un po' come un lavoratore di quella nota azienda e un po' come l'anfora di terracotta. Non lo so, continuo a ripensare a questa cosa del rimischiare tutto. Un po' di tempo fa su internet ho letto una storia carina. Dice di un maestro che in una scuola fa un gioco con tutti gli allievi della scuola. Prende tantissimi palloncini, li gonfia e scrive su ogni palloncino il nome di uno dei bambini. Li butta in mezzo al corridoio, i palloncini, non i bambini, e poi chiede agli alunni di cercare ognuno il palloncino col proprio nome. In quel casino, ovviamente, i bambini non trovano il proprio palloncino, ma poi gli chiede di rifare il gioco. E gli dice, prendete il primo palloncino che vi viene in mano, guardate di chi è e lo consegnate al bambino giusto. Così funziona. Oh, non è che io voglia imporre la mia opinione, però mi fa pensare questa storia. Che poi, diciamoci la verità, è inverosimile e più probabile che i bambini abbiano scoppiato i palloncini tutti insieme, compromettendo per sempre l'udito del maestro. E per concludere volevo raccontarvi ancora una cosa, ma non ve la racconto, perché poi ieri stavo finendo di prendere gli appunti per fare questo video e mi hanno chiamato al telefono chiedendomi un'animazione web di 6 ore per una festa di compleanno di un 6enne, quindi ho dovuto preparare quello. E non mi pagano, state tranquilli, perché poi da remoto non è proprio il mio lavoro e poi i bambini mi piacciono e quindi sarebbe immorale. Ma mi hanno promesso una fetta di torta. Me la mandano con Glovo. Io avevo fame, quindi ho accettato. L'altro giorno mi chiama l'autore di questo testo e mi fa: ciao Fabrizio, sto organizzando un casting, stiamo cercando un attore con esperienza per girare un cortometraggio sul coronavirus a scopi educativi. Ma è una roba per le scuole? Chiedo io. Ma sì, più o meno, mi fa lui. E per che ruolo è il casting? Guarda, mi dovresti fare il commesso dell'Esselunga. Ci sono soldi? Pochi. Quanto pochi? Molto pochi. Ok, e quando è il provino? Tra un mese, preparatelo bene. Allora, per preparare bene il provino, per entrare nel personaggio a 360 gradi, decido di farmi assumere all'Esselunga di Viale Papiniano, che è uno di quei pochi posti che sono rimasti aperti in questo periodo, perché l'Esselunga di Viale Papiniano non chiude mai. Presento il mio curriculum al responsabile del personale. Lui lo esamina e mi fa: guarda, non hai esperienze lavorative. Come? Sono 20 anni che faccio l'attore. Appunto, non hai esperienze lavorative. Il massimo che possiamo fare è prenderti per un mese di prova. Non farti false speranze, perché tanto dopo un mese è quasi sicuro che ti licenziamo, senza le procedure collettive, senza gli ammortizzatori sociali e nemmeno senza le 600 dell'INPS. Ci sono soldi? Pochi. Quanto pochi? Molto pochi. Ok, quando è che inizio? Presentati domani mattina alle 5 del mattino davanti alla zona carico e scarico dell'Esselunga, chiedi del signor Antonio. Io mi presento, il signor Antonio mi dice che posso iniziare subito a scaricare il camion freezer di un macellaio convenzionato dell'Odigiano insieme a due magrebini e a un tipo di Palermo. Sono tutti molto simpatici con me, sono molto gentili, i quarti di bue pesanti li scaricano loro. A me lasciano solamente i tocchi di cotenaccia, 5,5 kg, 5,7 kg. Poi me ne danno anche un tocco da portare a casa, da fare coi fagioli. Mi fa il tipo di Palermo con il suo marcato accento di Palermo. Ma io non sono lì per scaricare i quarti di bue, per farmi i muscoli o la cotica con i fagioli, io sono lì per fare un altro tipo di esperienza. Così chiedo al responsabile personale di cambiarmi di reparto. Una settimana dopo vengo promosso al banco carni, insieme a un tipo di Castiglione o Lona che mi insegna a riconoscere tutti i tagli del maiale. Nel giro di 3-4 giorni li ho imparati tutti, allora sono questi. Allora, la testa è la materia principale per zamponi e cotechini, non ve l'aspettavate, vero? Neanch'io. Infatti, io pensavo che la testa serviva per fare la testina in cassetta, invece no, quella si fa con le orecchie e la lingua. La gola è la striscia di grasso che va dalla testa alla spalla, ci fai il salame stagionato e quello che avanzi lo butti anche quello nel cotechino, nello zampone. Con la spalla, come dice il nome, ci fai la spalla cotta oppure la dividi in due, fesa e muscolo. La fesa è più tenera, il muscolo invece, che è bello duro, serve per fare il wurstel. Indovinate un po'?
il cotecchino zampone, che come avrete capito è tutto tranne che la zampa del maiale. La continuazione della gola è lo spallotto di lardo, che è la parte della scapola, è una parte ricca e spessa qualche centimetro, che la butti in salature e speziature e ti viene fuori il lardo della vena. Invece la parte dietro il costato qui è la pancetta, vabbè, tutti sapete che cos'è, non serve neanche spiegarlo. La coscia pure è quella con cui si fa il prosciutto, anche questa non ve la spiego. Il busto o lombo si divide in tre parti: carré, lonza e capocollo. Con il carré ci fai le bracciole, la lonza la fai a fettine oppure la arrostisci, il capocollo sgrassato è un po' quella che noi chiamiamo la coppa, ecco. Il grasso si divide in lardo, lardello e grasso perirenale o sugna, da cui, dalla sugna, dopo un trattamento a caldo, filtrazione e collatura, si ottiene quello che noi chiamiamo lo strutto. La cotenna è la pellaccia del suino, una volta che gli hai tirato via le setole, le macini, le butti, pensa un po', nel cotechino e nello zampone. La pelle delle zampe, invece, viene svuotata dal prosciutto e, come ormai sapete, viene usata per racchiudere tutte quelle cose che ci sono nel cotechino e nello zampone. Questa è stata la cosa più utile che ho imparato non solo nel mio apprendistato all'Esselunga, ma in generale negli ultimi 20 anni della mia vita, che sono quelli che ho dedicato alla formazione e alla mia carriera d'attore. Una carriera che ormai, vista la situazione, non serve a nulla. Sono felice di averla condivisa con voi, perché almeno come attore oggi mi sento utile a qualcosa. Dalla terza settimana inizio il lavoro vero e proprio del commesso. Il lavoro del commesso è più noioso di quello al banco carne. Lì non ho imparato niente, facevo le mie 38 ore settimanali con i turni spezzettati, senza la pausa pranzo e con 5 minuti per andare al bagno, pagato 8 euro l'ora. Prima dell'ora di apertura dovevo verificare che sullo scaffale ci fosse un po' tutto di tutto e poi invece dopo l'ora di chiusura il mio compito era riempire gli scaffali dei prodotti che hai venduto di più, che sono stati venduti di più. I prodotti che vendiamo di più all'Esselunga di Viale Papiniano sono la lonza stagionata, il gel all'alcol e i gadget di Peppa Pig. Lo zainetto di Peppa Pig, l'astuccio di Peppa Pig nel mese che va da metà agosto a metà settembre, la maschera di Peppa Pig da metà settembre al primo di novembre, la casetta di Peppa Pig nel periodo che va da fine novembre a fine dicembre, di nuovo la maschera per tutto gennaio fino a metà febbraio, l'uovo di Pasqua di Peppa Pig fino ad aprile, poi il secchiere, la paletta e il costume di Peppa Pig a partire da maggio fino ad agosto e la mascherina antigas di Peppa Pig tutto l'anno ormai. Finito il mio mese di prova, vengo licenziato. Non hai esperienza, mi fa il direttore del personale, ma io tanto l'esperienza che dovevo fare l'ho fatta, per cui... Dico all'autore, mi sono preparato la parte come commesso dell'Esselunga. Ah, ok, mi fa, comunque il casting consiste nel recitare una poesia al buio. Come una poesia al buio? È una poesia. Lo sai che cos'è una poesia? Ma perché al buio? Perché un attore non devi solo vederlo, devi anche sentirlo recitare. Ma io pensavo di dover fare il commesso dell'Esselunga... E una cosa non esclude l'altra, intanto però dovresti salire in piedi su una sedia e recitare una poesia. Ma che poesia? Quella che vuoi, l'hai studiata la poesia all'asilo, a scuola, mi fa. Sì, lo so, ma io non me lo ricordo. Allora non te ricordi neanche una poesia di Beck, di Brex, sei un attore? E no. Vabbè, allora mettiti una mascherina, spiegami la teoria del plus valore e dell'alienazione del produttore rispetto al prodotto. Io gliel'ho spiegata e poi niente, il casting è finito lì e lui mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere. Un altro mese buttato, ho pensato. Ma poi mi è arrivato il bonifico con lo stipendio di un mese dell'Esselunga, che è molto di più di quello che avrei guadagnato con quel lavoro, e allora mi sono sentito di nuovo felice. No, 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 davvero, grazie. No, non mi va il caffè adesso. L'ho bevuto stamattina, me l'ha fatto la signora della pensione, no, davvero. Aspetto qua, sì. No, che poi arriva Ingeborg oggi. Dalla Danimarca. Eh no, che mi arriva col treno da Danimarca? No, arriva con l'aereo fino a Milano.
e poi dopo da Milano arriva fino a qua col treno e poi ce ne scendiamo in Sicilia. Alle 4:30 arriva. E vabbè, sono in anticipo. Ma che c'entra? L'anticipo comunque è sempre il ritardo di qualcosa che è già passato. Ma no, no, davvero, non mi va il caffè. No, andate voi, bevetevelo per me, davvero. Ciao, sì, ci vediamo dopo. Come minchia fanno i colleghi a se bevere un caffè e 10:15 dalla mattina a Bologna, 1 agosto 1980, questi si bevono il caffè caldo. Il caffè ad agosto va bevuto a granita, qua a brioche, a panna, assettato un capo una sedia a sdraio, bevendo all'acqua del mare. Ma questi capiscono di granita, caffè, panna e tutte cose. Pure 12 ci metti, eh? Ava 7 anni che stai aspettando un posto fisso e quando arriva a giugno, inizio della stagione, aprile, marzo, magari pure settembre, no, e invece giugno è caldo, e certamente hanno visto bene i signori dell'Assunzione a non farmi aspettare più di tanto. Avevo fatto 30, potevo fare tranquillamente pure 31, e invece no. Giugno è caldo. Ma meno male che oggi arriva il vento del nord, Ingeborg, a portarmi una pecca di frescura a chi sta calda Assunzione. O chissà dove arriva l'amore mio. Se arriva un capo primo binario o un capo l'ottavo binario. E no, perché se arriva un capo primo binario, io sudo un'anticchia di meno e mi devo fare meno strada. Se arriva in capo l'ottavo binario e io sudo 8 volte di più con il primo binario, no? Considerando che la vado a prendere e lei è femmina, c'ha tutte le valigie, e visto che me la faccio andata e ritorno, io sudo 16 volte di più più tutte le valigie con il primo binario. E certo, lei è contenta, perché in Danimarca quando ci arrivano a 20 gradi all'ombra, mai ci arrivano. A lei le piace l'Italia. Ma io sudo. Amore mio, facciamo così. Tu puoi arrivare dove vuoi. Puoi arrivare in capo primo binario, in capo l'ottavo binario, un terzo, un quarto, tu scegli tu. Quello che più ti aggrada. Ma io oggi, il 2 agosto 1980... t'aspetto qua, un capo primo binario, a Bologna. È così, sicuramente, sudo di meno.